Grazie Alvaro, buongiorno a tutti. Oggi diciamo che come dire, il discorso è un po' a seguire quello che ha fatto la dottoressa Bussotti ed è il trattamento laser endovenoso delle varici degli arti inferiori. Questo è un trattamento che ormai diciamo che è nato in Italia, o meglio è arrivato in Italia nel 99. Quindi diciamo che l'esperienza accumulata negli anni con questo tipo di metodica è notevole, tanto che, come vedrete successivamente, ormai si è, come dire, l'efficacia di questo tipo di trattamento per le varici delle arti inferiori si è dimostrato essere estremamente superiore rispetto a tutte le altre tecniche. Diciamo, un'introduzione per capire di che cosa stiamo parlando quando si parla di varici. Sono delle dilatazioni permanenti con delle tortuosità delle vene del circolo venoso superficiale, che si associa sempre ad un'insufficienza delle valvole e conseguentemente al reflusso. Le varici delle arti inferiori costituiscono il 90% di tutte le patologie venose degli arti inferiori e vengono classificate in primitive e secondarie. Le primitive sono sicuramente quelle più frequenti e alla base delle varici primitive vi è un'alterazione del tessuto mesenchimale, tanto che spesso vi è un'associazione tra varici, ernie, piede piatto, varicocele e guarda caso anche le emorroidi. Perché questo? Perché il tessuto connettivo della parete venosa risulta essere già, diciamo, su base congenita, molto più debole, per cui la parete tende a dilatarsi più facilmente. Di conseguenza, nel momento in cui si dilata, le valvole si allontanano, vi è un'insufficienza valvolare secondaria che poi innesca quel circolo vizioso di stasi venoso, ulteriore dilatazione, ulteriore insufficienza. Esistono dei fattori predisponenti come l'ereditarietà, il sesso, la razza, la gravidanza e dei fattori scatenanti che diciamo, accelerano quello che potrebbe essere un processo, nel caso di presenza di fattori predisponenti, un processo quasi inevitabile. Che cosa succede? Quando c'è un'insufficienza valvolare che possa essere primitiva o secondaria, per esempio, ad eventi trombotici, le valvole non tengono più, quindi il sangue refluisce di nuovo verso il basso, determinando nelle zone declivi degli arti inferiori una stasi venosa e quindi una ipertensione venosa. La diagnosi si basa essenzialmente sull'anamnesi, vedere se c'è una familiarità o meno di insufficienza venosa, se ci sono dei fattori predisponenti o scatenanti e eventualmente vedere quando sono comparsi. Perché? Perché per esempio se l'insufficienza venosa compare per esempio durante una gravidanza, non è detto che quelle varici che noi riscontriamo durante il periodo gravidico, dopo il parto ci siano ancora. Tant'è vero che spesso e volentieri si rivede la paziente e diciamo, la situazione è ritornata esattamente normale. Sul esame obiettivo, chiaramente ispezione, palpazione, vedere se ci sono esiti di pregresse tromboflebiti e tutte le varie prove semeiologiche che attualmente però si fanno molto poco. La diagnosi strumentale è essenzialmente non invasiva, la flussimetria, la tensiometria Doppler praticamente non si fa più, il duplex scanner ancora, ma diciamo che il